Ciao amici, sono Diego di Tempus Fugit. Anche questa sera sono qui per portarvi una novità, questa volta della mia amata Seiko. Ho visto che Seiko produrrà quest'anno una edizione, un'ennesima edizione del 62 Mas. 62 Mas è famosissimo perché appunto il 6217 8000 o 8001 è stato il primo diver della casa nipponica. Vero è che aveva degli stilemi più elvetici, aveva una cassa da skin diver, poi diciamo quello che è stata la vera Seiko a livello diveristico è arrivata successivamente, però comunque il punto di partenza è secondo me un orologio bellissimo. Nel 2017 Seiko ha riprodotto un'edizione appunto limitata da 2000 pezzi, mossa dal movimento 8L35, la famosa SLA017. Un orologio da 39,9 di diametro e al prezzo di 3.800 euro. Da lì poi si sono susseguite svariate riedizioni di dimensioni differenti, con movimenti differenti, le SPB da 42,6 mm o altre SLA 0,37, 0,43, fino a poi arrivare nel 2020 l'SPB 143 e tutta quella serie lì di quei che ho portato anch'io, per esempio, che ho io, e secondo me sono degli orologi veramente bellissimi da 40,5 di diametro. Come ho già detto nel video precedente, quelle edizioni secondo me esprimono un po' meglio lo spirito Seiko, perché la cassa del 6217 era una derivazione chiaramente elvetica e gli stilemi erano quelli di uno skin diver. E negli anni poi Seiko ha preso dei caratteri che hanno reso appunto dal Tartoli, Willard, il simmetrico, insomma delle caratteristiche che poi hanno reso i suoi diver unici ed inconfondibili. Come dicevo, appunto l'SPB 143 e quella famiglia di orologi, passatemi il termine, hanno delle caratteristiche che ricordano un po' più quella Seiko lì, con la lavorazione Zarazu, la cassa che ha un gioco di luce satinato. E vi dicendo, questa edizione qua però perché è bella? È bella perché è veramente forse la più fedele all'originale. L'originale aveva una dimensione di 38 mm e 13 di altezza. Questo orologio monta appunto un movimento nuovo che è una derivazione del 6L35, si chiama 6L37. È un movimento che a detta di Seiko fa partire appunto la famiglia 6L, è leggermente più slim, quindi vuol dire rimpicciolito, credo snellito, e aumentato la sua durevolezza e la sua resistenza agli urti. L'orologio in questione è veramente stupendo, a colpo d'occhio ricorda veramente tantissimo il famoso 62 Mas Big Crown, perché sappiamo ci sono state un'evoluzione inizialmente con la corona piccola e successivamente con la corona più grande, questo ricorda veramente il Big Crown. Questa edizione qua ha un diametro di 38 mm, un lug to lug di 46 e un'altezza di 12,5, quindi questo movimento a detta di Seiko un punto leggermente più sottile permette di avere un'altezza che è un mezzo millimetro più minore di quella originale. Il 6L37, visto che deriva comunque dal 6L35, mantenendo le medesime caratteristiche tecniche, quindi meno 10 più 15 secondi di accuratezza, ha 26 gioielli, 45 ore di riserva di carica e 28.800 alternanza oraria, resistenza a campi magnetici di 4.800 A/m. Quello che rende forte questo movimento, come tutta quella famiglia, è comunque la sua durevolezza, la sua robustezza, la capacità di resistere, in questo caso appunto agli urti, migliorata, e la capacità di subire meno le perturbazioni dovute ai cambi termici. Questo orologio è veramente stupendo, se lo descrivo, il quadrante è come l'originale, un grigio, un tendente con trattamento soleil, gli indici sono applicati e all'esterno dell'anello ci sono le tacchette che vanno a indicare i minuti. Un colpo di una finezza, diciamo, tecnica è che attorno alla finestra data c'è la presenza dell'indice, del riquadro. Come nell'originale, infatti l'originale era riquadrata comunque, e al di fianco di quello, come vi faccio vedere l'immagine adesso, c'è un piccolo dot di pasta luminescente per appunto rendere visibile dal buio anche quella parte lì del quadrante. L'inserto è in acciaio spazzato con trattamento indurente, nero ovviamente, e c'è il dot a ore 12 col pallino di pasta luminescente come nel modello vintage originale, quindi non ci sono triangoli ma c'è proprio il pallino. La cassa, come dicevo, è veramente molto simile a quella dell'originale, non ha le lavorazioni a zarazzo con l'alternanza di lucido satinato, è tutta satinata.
e come dicevo appunto la corona ricorda proprio quello di un Big Crown. L'orologio esce in 1695 pezzi, che è poi l'anno che è uscito questo per la prima volta il 62 Mass, alla cifra di 3.700 euro. Secondo me questa è il 62 Mass che tanti tanti appassionati cercavano. Io credo che se ultimamente si stia muovendo in modo incredibile, stia facendo delle riedizioni con delle riprese veramente molto fedeli al passato, come ad esempio quella che uscirà a breve del primo 5 Sports. So che poi usciranno altre edizioni bomba atomica di cui per ora non posso ancora parlare, ne vedremo delle belle. E secondo me Seiko sta ingranando la marcia corretta, sta puntando appunto sul fascino vintage che noi collezionisti, io mi metto i primi tra la lista, cerca tanto negli orologi moderni. Quindi un orologio è vero molto costoso, però secondo me è un pezzo veramente bello da avere in collezione. Io spero che questo bellissimo Seiko 62 Mass o SJE093 vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al mio canale che è il modo migliore che avete per continuare a spingermi e scrivetemi sempre nei commenti cosa ne pensate. Io vi ringrazio, vi saluto e al prossimo video di Diego di Tempo Sfuggita. Ciao amici!